Ecco, molti partono dicendo: Dio, adesso userò il bastone, quindi non uso la vista. Ma com'è? La vista finché c'è, la si usa e la si usa bene. Però se io integro le due cose in modo funzionale, il bastone controlla il pavimento e quel poco che vista che hai, anziché guardare i piedi che comunque non riesci neanche a vederti, la utilizzi per cercarti dei riferimenti a livello volto e quindi a focalizzare quel poco che c'è e così com'è in una posizione funzionale. Ci sono tanti vantaggi. Uno, recupera una postura funzionale, correggendo anche una serie di errori posturali, anche di dolori fisici, perché voglio dire non indifferenti. Un lavoro molto importante da fare con gli ipovedenti, che spesso di fronte a una progressione della patologia sono convinti spesso di dover buttare via tutti i ricordi visivi. Sarebbe il più grosso e grave degli errori. I ricordi visivi vanno mantenuti, ecco, vanno aggiornati, perché la città cambia. Che noi oggi eravamo in città con l'obiettivo di riaggiornare alcune porzioni della mappa della città che nel frattempo si è modificata.